studenti. Ciao Corrado. Ciao Chiara, ma vedo che hai una maglia molto particolare. Non è la maglia della SPAL di sicuro, però so che c'è qualcosa, c'è una storia legata a questo. Cioè, c'è la storia del nostro programma che ti abbiamo invitato più volte. Vedo già, dai, Molinella, si legge già. E quindi dopo... Come promesso ve l'ho portata. Ma come hai fatto a trovarla questa? Introvabile. Questa è una maglia speciale. Ah, perché è di Stefano Chiarini, che saluto, che ha segnato il gol del 2-1. Grande Stefano Chiarini, dire, che non lo conosce. Quando ha vinto per tornare in promozione il Molinella. L'anno, cioè, quindi una maglia storica. Sì, 2016-2017. Cioè di 2 anni fa, una maglia incredibile, di un giocatore che ha portato, incredibile. Ha permesso la vittoria di un campionato al Molinella. E tu hai festeggiato come la Ferilli, hai fatto il giro per la piazza di Molinella. Però dicono che per l'obiettivo... Aspetta Enrico, aspetta. No, questo fammela dire. Per l'obiettivo di quest'anno, la madrina del Molinella, cioè Chiara, ha promesso uno striptease nel caso in cui il Molinella raggiunga l'obiettivo. Ma veniamo subito con le telecamere di Hashtag Calcio Talenti a riprendere l'evento come ha fatto le TV d'Italia. Ti ringrazio, ma... Non ti hanno ancora fatto queste proposte indecenti, Chiara? No. Però vedo che tu già ti sei allineata, stai con la maglia oggi, con il saluto, ma ti stanno seguendo da Molinella quindi, ragazzi? Sì. Anche se questo ragazzo gioca nell'Ospitalese adesso, non gioca. Ah, gioca nell'Ospitalese, sì. Comunque è in zona, non è tanto lontano Molinella da Ospital Monacale. Esatto. E quindi adesso tu ci hai portato questo per dirci che tu sei de bolognese dentro e tifi per il tuo Molinella. E ti abbiamo sempre messo alla prova per vedere se conoscevi la squadra. Esatto. E dopo sai anche dirci la formazione di quest'anno. Un passo alla volta. Esatto, la prossima volta. Beh, davvero grandissima, sì. Chiara, nello spirito giusto come il nostro... Luca Albieri, che saluto di fianco a Federica, scusa Federica, ciao, ma mi ha colpito molto questo pizzetto ciao. Biondo. Ciao a tutti. Questo si è fatto pizzetto... il pizzetto biondo platino. Federica, commentami questo pizzetto biondo di Luca Albieri. Ma non so perché ha scelto di farsi questo perché pizzo, è un questo colore così. Perché è un figo. Però è un figo, è un l'ha figo, detto, dice vedi? Chiara. Cioè, è un figo il nostro Luca Albieri. Guardavo uno speciale in TV su quanto siano glamour i giocatori oggi, che siano considerati dei metrosexual. Anche tu puoi considerarti nella schiera dei giocatori professionisti metrosexual, cioè fai tendenza con questo look. Beh, sinceramente sì, anche perché sono andato dietro al consiglio di mia mamma e di conseguenza è stata lei che mi ha consigliato una delle di migliori cambiare sarte un attimino, della di zona, cambiare che un salutiamo, il mio look. Si chiama tua mamma? Si chiama Ivana, quindi la saluto, ci guarda, ha detto che è una trasmissione bellissima, che siamo tutti bravissimi. Ma lavora ancora tua mamma? Ogni tanto fa ancora qualcosina, insomma. Ho capito, tanto, e ha avvallato anche, questa tua scelta? Sì, cioè me l'ha fatta avvallare lei questa scelta qua, di conseguenza ti ha detto figlio mio, perché non ti fai il pizzetto biondo? Ho accettato, insomma, quindi sono molto felice. Se lo dice la mamma bisogna farlo, certo, Federica. Sono felice anche perché è lei che mi consiglia anche come mi devo vestire, tutti i colori, insomma, che sono una persona molto estroversa. Federica, questo tu avvalli? Questo è importante, tutto. Sì. Tu avvalli? No, il pizzetto biondo platino magari... Ma gli dona però con questo... Però gli dona, perché lui è abbronzato, quindi sì, gli dona. Dai, diciamo la verità, sei cresciuto promosso, in questo... Promosso. Stai facendo tendenza, in questi anni sei cresciuto anche dal punto di vista dello stile dell'eleganza. Bisogna dirlo, ti abbiamo visto con la giacca, adesso col maglioncino, sempre più curato. Sì, perché allo specchio. Sei pronto a tornare in campo, sì, Luca? Sì, sono d'accordo. Sono sei quasi pronto, pronto in... mi sento vent'anni. Perché sai meno. Che la SPAL ha bisogno lì davanti bisogno di uno che inventi gioco e che faccia... Bisogno, potresti essere d'accordo. La soluzione, guarda. Giusto. Guarda, saluto anche Deborah, scusa Enrico, ma sai perché aspettiamo ancora. Deborah, come è andato il tuo fine settimana? Vediamo, per qualcuno è stato un fine settimana importante, per il nostro Luca Albieri, come abbiamo visto che molto. Si è trasformato nel look. E invece molto. Per te come è andato? So che hai lavorato. Sì, ho lavorato in fiera con il nostro Franco. Franco Casoni, niente, che salutiamo. È andato, sì, certo, ciao Franco. Ormai vedo più lui che i miei genitori praticamente. Beh, è un grande però Franco, e so che avete avuto un impegno in fiera. Sì, eravamo in fiera con la prima tappa di La più bella di Ferrara. E... Ah, già si inizia, è appena sì, finita. Sì, domenica abbiamo avuto la prima tappa e adesso pian piano, insomma. Come sono le ragazze nuove? No, sono belle ragazze di diverse città, non male. Ce n'era anche una che veniva da... verso Venezia più o meno, quindi insomma. Ma tu partecipi anche alla scelta, sei anche... No, quello no, lascia no, stare, no. Lascia Franco, Franco che è l'esperto. Sì, è l'esperto lui. Ma non mi ricordo, tu avevi vinto anche la più bella di Ferrara? No, avevo vinto qualche tappa, però... No, notatamente. Ma come mai? Chi era la vincitrice quando... Non lo so, non mi ricordo.
Vabbè, ma che se ne importa, quattro anni fa. Diciamo che se come chi vince il Festival di Sanremo arrivi secondo me hai venduto più dischi tu, sì, in questo caso. Insomma, dai. Di fianco a te invece vedo splendido, raggiante, con il sorriso. A quanti denti hai? Tu non hai denti come gli altri, ne hai 45, 64. Ne ho come gli altri. Ne hai come gli altri, però sembrano di più e ti vedo particolarmente sorridente. So che adesso ti lascio uno spazio per raccontarci una storia particolare, per un racconto tutto tuo che introduce la puntata. Per favore, non facciamo arrivare querele in studio. No, no, assolutamente. Intanto saluto tutti, buongiorno, e ne approfitto perché è una trasmissione dove non parliamo solo di calcio, parliamo anche di talenti, e quindi oggi volevo alla mia raccontare la storia di un giovane talento. Chi di noi non ha avuto un sogno nel cassetto? Io, mio malgrado, volevo essere un giocatore di calcio, l'ho fatto a livelli dilettantistici. C'è chi l'ha fatto ed è diventato come Luca un professionista, chi come Deborah per esempio a livello dilettantistico comunque ha trovato la sua dimensione. Questo è un ragazzo che ha fatto un sacco di sacrifici, non ancora ventenne, dal Veneto, dalla zona di Treviso si è trasferito a Roma per potersi allenare con dei campioni, con dei suoi idoli che amava, con i quali poter tutto sommato cercare di carpire segreti per diventare sempre più bravo, facendo sacrifici, rinunciando a una vita che un 19enne, credo come tutti noi, può fare, può uscire. E una sera esce con un amico, tra un allenamento all'altro, va in un bar, in una birreria, sente un po' di rumore, tre colpi e si trova sdraiato per terra. Questo ragazzo è Manuel Bortuzzo, quasi ventenne, giovane promessa del nuoto italiano, che ha vinto la prima grande lotta, che è contro la morte, e purtroppo per oggi i medici hanno diagnosticato che rimarrà paralizzato. E mi sento di dover raccontare questa storia, di dare il mio personale in bocca al lupo e in bocca al lupo di tutta la trasmissione a questo giovane promessa, perché i sogni sono belli da poter mantenere, da poter cavalcare, ed è proprio brutto che un nostro sogno possa essere interrotto non da una nostra volontà, ma da un evento così accidentale. Dona Axa di Roma verso Ostia, è successo in effetti, questo è il racconto drammatico di Enrico. Scusa se all'inizio mi hai detto una sorpresa, anzi una bella sorpresa, perché ci porti nell'attualità. Enrico, ti ringrazio, questa è una storia davvero toccante, ci fa piacere per Manuel che abbia assolutamente superato il primo step di questa sua, che ci auguriamo essere il miglior, la guarigione migliore possibile. Certo, per uno sportivo non avere più la possibilità di camminare, di fare il suo lavoro al meglio, anche se poi tifiamo per lui e ci auguriamo che ne esca nel miglior modo possibile. Uscire dopo una serata spensierata, dopo tanti sacrifici, no? Perché trasferito via da casa per imparare, per lottare contro i grandi campioni, contro Paltrinieri, per allenarsi, anzi non è contro lottare, ma allenarsi con i grandi campioni e a livello top del nuoto italiano, nuoto che quindi riguarda anche Deborah, questa notizia, no? Deborah, sì. Se vuoi dire qualcosa la tua al riguardo, ecco, spezzata da uno scambio di persona, pare che sia stato... Non si sa ancora esattamente, però rimane il fatto che un giovane talentuoso con un sogno nel cassetto, infranto. Davvero triste, davvero... Credo che sia doveroso come trasmissione. Sconcertante, no, è vero, se parliamo di sportivi premessa e di talenti, poi lui è veneto delle nostre zone, quindi ci tocca da vicino, trasferito a Roma, è successo qualcosa che ci auguriamo in un paese tranquillo come dovrebbe essere l'Italia, che puoi uscire con gli amici, rientrare, tornare ad allenarti con passione. Eh sì, all'inizio sulle prime indicazioni era proprio che rischiasse l'uso delle gambe, e purtroppo adesso però non abbiamo a riguardo bollettino medico dell'ultima ora, però insomma, per il momento il fatto che non sia più in pericolo di vita ci conforta moltissimo. Tu conoscevi Manuel, conoscevi la sua storia, Deborah, oppure ti ha colpito così da sportiva? Sì, nel nuoto sicuramente. Sì, mi ha colpito molto perché è davvero assurdo. Cioè, non... Assurdo, sì. Assurdo, sì, cioè, sì, non, sì. Non ci sono neanche parole, secondo me, per descrivere quello che è successo, perché comunque... uscire con gli amici e poi ritrovarti insomma così, penso che sia allucinante. Però tu, ti dico, visto che cioè, non avete la stessa età,
questo campione. Dicono che fosse molto promettente, l'ultimo anno con la mononucleosi avesse avuto qualche problema. Ecco, a proposito, mononucleosi che poi torna spesso, uno dei virus che più colpisce i nuotatori, noto spesso. A te no, capito, no. Chiaro. Però mi è successo varie volte di sapere dai nuotatori che hanno, forse, non lo so, stanno sempre in acqua, forse qualche... Può darsi, non so. Mi ha colpito questa cosa, aveva lottato con la mononucleosi, sai Enrico, nell'ultimo anno, e quindi non è riuscito a dare il meglio di sé. Però è uno sport molto faticoso, come si insegna a Deborah, bisogna sempre essere al 100%. Ma mi chiede, com'è Deborah? Tu hai due spallone così, sei tutta proporzionata, per fortuna, quindi hai saputo dosare bene le sforze. Diciamo così. E vedo queste atlete così, soprattutto nel nuoto, con fanno queste... veramente paura, hanno due spalle che sono... Immense. Tu invece sei tutta proporzionata, sì, ancora più passerella, che puoi ancora far vedere il lato femminile, anche se adesso, come dicevo, dei servizi sui calciatori glamour, vanno molto anche le sportive con le loro forme da sportive, come la fantastica Federica Pellegrini, che è sempre sulle passerelle, sì, anche vero. Lei, quindi puoi anche diventare enorme, capito? Te lo puoi anche rimanere così, però dai. Ringrazio Enrico per questa testimonianza, per averci riportato sull'attualità, perché parliamo di talenti da storno, non solo delle nostre zone, di Ferrara, ma anche questa che ci tocca da vicino come sportivi. Luca, se vuoi dire qualcosa, se no parliamo adesso di un'altra cosa interessante per i nostri amici telespettatori, vale a dire le vicende spalline. Hai sentito anche tu la storia, ha fatto il giro dei giornali, è stata su tutti i giornali e ne parlano comunque. Sinceramente no. Però hai sentito, e ha detto esattamente Enrico, la cronaca. Non ho seguito poco e niente, perché sono stato impegnato. Abbiamo fatto informazione, te l'abbiamo condivisa. Sono impegnato in altre cose. Adesso sai che lo so che tu giochi la domenica. Com'è andato l'ultimo turno? È andata bene, abbiamo vinto fuori casa, siamo andati a più 13 perché dietro hanno perso, di conseguenza abbiamo mezzo campionato in tasca, quindi sono molto contento perché abbiamo fatto veramente un grande capolavoro, è stata una domenica importante, poi era anche il mio compleanno, quindi la squadra auguri, squadra mi ha fatto un grande regalo e sono veramente contento. Dopo ho abbandonato il campo e 36 anni, fantastico, ho fatto 44 Luca. Anni 4 più 4 44. Fa 8 l'uno, ma non te li devi aggiungere degli anni per farti dire che sono. Ma non è vero, dai Luca. Guarda, so che dimostro 10 in meno, bravissimo, proprio io ho detto 37, ho anche to vero Chiara, cioè dimostra 35 ne adesso col pettetto biondo, quanti ne dimostra? 35. No, è faria perché hai l'occhiale, io stavo pensando all'occhiale, però puoi farti biondo a rosso. Vabbè, allora sei proprio tinta, sinceramente. Dai Luca, ma l'occhiale, sinceramente sono tutti in tinta. L'occhiale no, dai Luca. Va bene. Federica, ma digli qualcosa tu a Luca. Ecco, bravo. Bravissimo, il tuo compleanno. Bravo, calcio talenti. Senza occhiali, Luca senza occhiali. Che cavolo, insomma, ti vediamo così splendido. Non sembra neanche più lui. Non sembra più lui. Vabbè, dai, se vuoi rimetterti, fa parte del personaggio. Enrico, prima di andare in pubblicità, promosso o bocciata la spalla vista con il Torino? Assolutamente promosso, una delle prestazioni a mio avviso più convincenti dell'anno. Squadra tosta, tonica, come si suol dire, sul pezzo, contro un Torino a mio avviso molto deludente. Torino che ha deluso, ma vediamo tutti i risultati della classifica a fra pochissimo, ce li dirà la nostra Federica, certo, che vediamo poco. Già inquadrata. Tra poco ve li svelerò. Allora Chiara, ci fermiamo un attimo. Ci vediamo tra pochissimo con i risultati della Serie A. Pubblicità. Tornati ad Asta Calcio e Talenti. Grazie Chiara. Ragazzi, fate i bravi, vi ho visto subito molto agitati durante la pausa pubblicitaria, soprattutto il nostro Luca Albieri. Dopo so che avrei tante notizie per quanto riguarda i dettagli. Chiaro, abbiamo anche mercato, abbiamo di cose di cui parlare. Prima però ascoltiamo un attimo Federica con i risultati e la classifica di Serie A. Prego, dalla regia, se abbiamo anche la grafica. Partiamo dai risultati, Federica. Cosa è successo nell'ultimo turno di campionato? Allora, vediamo i risultati. Innanzitutto Spal Torino 0-0, però se la sono giocata bene, dai, la Spal è stata molto brava. È un Torino scemo. È un Torino, sì, non tanto bravo. Inguardabile. Esatto. Ma sei un antispallino, ma quanto serve? Opera, fai fisa, opera di un allenatore incompetente e andato come Addirittura, Ale. Cosa ti ha fatto Mazzarri? Secondo, non ho capito. Secondo me lasciare Iago Falcao in panchina vuol dire suicidio. Dai, ma tra l'altro Iago Falcao che ha sempre messo in difficoltà la spalla, è stata un po' una scelta comunque grandissima spalla, forse non stava benissimo Iago Falcao, non te lo so dire,
Federica, risultati, torna alla grafica. Poi Cagliari-Atalanta 0-1, Empoli-Chievo 2-2, Frosinone-Lazio 0-1, Genoa-Sassuolo 1-1. Dai, intervieni pure quando Enrico Vannoli. Inter-Bologna 0-1, cosa vi dissi una settimana fa io? Non me lo ricordo, ti dico la verità. Che Bologna vinceva a Milano. È vero, vi ho detto, visto l'Inter come sta giocando, concede qualcosa. È vero, avevi detto. Adesso che me l'hai fatto ricordare, l'avevi detto. Eppure questo non fa gioco della SPAL, perché il Bologna dà segnali di vita. Ma l'ho già detto che la SPAL farà la corsa sull'Empoli Udinese e per come le ho visto tutte le partite di questo weekend, secondo me la SPAL, io credo nella SPAL. Che ce la possa fare? Secondo me sì. Vediamo anche come sarà questo Jankovic, stiamo aspettando il transfer per vedere se... Tant'è che io pensavo che fosse Bosco Jankovic, che ho guardato, che è svincolato. Invece non è Bosco Jankovic, bensì è del Partizan. È del Partizan, 44 partite, 4 gol negli ultimi 2 anni. E manca il transfer che forse è arrivato in queste ore, non ho la conferma. Comunque mancavano alcune pratiche burocratiche per farlo esordire domenica. Speriamo che ci siano, non come difensore dell'Empoli, che ha al placet della FIFA e non della Lega. Certo, quello non è dato saperlo. Speriamo, insomma, incrociamo le dita a riguardo. Dopo Bologna-Inter cosa abbiamo, procediamo, Federica? Procediamo dalla regia. Dopo, allora, Juventus-Parma 3-3, Napoli-Sampdoria 3-0. Perché avevi previsto una sul 3-3 della Juventus-Parma? Perché, no, sono molto contenta. Ah, ok, sei proprio bastarda dentro. Ah, ok. Perché le piace aver freddo, lei a meno 20 sta benissimo. Meno 20. Cioè, quindi la pensi come Dybala, che se n'è perfino andato dalla panchina, anche lui ce l'ha con Juventus. Sei in linea con alcuni giocatori adesso bianconeri. E invece, cara mia, meglio per il campionato, anche se il Napoli non sta al passo. Meglio per il campionato è finito. Addirittura. Il campionato è finito, io l'ho detto da quanto tempo lo dico, che ormai il campionato è finito. Ma è facile così, lo sanno, non viene neanche quotata la vittoria dello scudetto della Juve. Quindi... Vediamo i prossimi risultati, Federica. Vediamo. Dopodiché c'è Roma-Milan 1-1. Spal-Torino 0-0, Udinese-Fiorentina 1-0. 1-1 Udinese-Fiorentina. Udinese che è bello inguagliato anche lui, anche lei, anzi, non è messa benissimo. Ed è, secondo me, di quello che ho visto, quella più in difficoltà. Come si commentano questi risultati, Enrico? Si commentano, continuo a dire, grande Spal, una partita estremamente convincente, fisica, idee chiare, mi è piaciuto veramente tanto. È mancato solo gol, peccato perché le occasioni ci sono state, soprattutto quella di Valotti clamorosa, però... Valotti clamorosissima. Direi che siamo sulla buona strada. Le ho viste tutte, ho visto una bella Empoli però che ha delle grandissime individualità, un giocatore su tutti, secondo me Traoré è un giocatore incredibile. Però lascia giocare gli altri, problemi in difesa e quindi il Chievo ne ha approfittato. A me piace Di Lorenzo dell'Empoli. Tantissimo, più che... direi che ha 4-5 giocatori, Krunic, Di Lorenzo, Krunic anche, Bennacer, Traoré e lo stesso Caputo che ricordiamo. Caputo, è vero, ha fatto 11 gol sbagliando 2 rigori. 11 quindi... gol appena iniziato il giorno di ritorno, sta per fare una stagione clamorosa Caputo. Luca Albieri. Ma sinceramente la cosa importante è di aver dato questa continuità dei risultati, visto che è il terzo risultato utile dopo Bologna. Questo allora, tu eri già impostato parese. Sulla spalla, sui commenti in generale della terzo della, risultato, della sinceramente bicchiere abbastanza pieno perché abbiamo mosso la classifica contro un Torino che sinceramente veniva da un risultato molto importante che domenica prima aveva battuto l'Inter. È chiaro che ci sarà da soffrire, da lottare fino all'ultimo secondo dell'ultima giornata perché proprio giusto appunto come hai detto prima, sottolineato prima, la vittoria del Bologna a Milano contro l'Inter tira in gioco un pochettino tutti, insomma un gruppetto di squadre che fondamentalmente facciamo un attimo non sarà e semplice e facile. Story. Tu che ricordo hai di Donigaglia quando giocavi per lui, che era il tuo? Ma ricordo decisamente fantastico. Grande questo presidente, è un grande papà. Parliamo solo dal punto di vista calcistico, Enrico. Un grande presidente, un grande ricordo. Forma, credo. Una grande spalla, una grande società. Ma ti dico, posso solo che parlare bene. Mi ricordo una cosa, mi raccontavano altri giornalisti un pochettino più grandi, un po' più esperti di me, che Donigaglia aveva un pregio, che lui preparava già la risposta e tu gli potevi chiedere qualsiasi cosa, ma tanto lui quello ti voleva dire, se tu gli chiedevi, faccio una banalità, che tempo che fa, no guarda il Po non è in piena, perché ti voleva dire solo
quello che interessava a lui, non quello che tu gli volevi chiedere. Una tecnica, una strategia usata anche dai politici più della Prima Repubblica, più che adesso. Tu e me fai un po' uguale, hai imparato quella tecnica lì, volevo dire, già all'epoca nel 92, ti chiedo i risultati e tu mi dici no, la SPAL, a me interessa raccontarti di SPAL. Fantastico questo, Luca, sì, io ti ringrazio. Sì, è chiaro che bisogna avere un grandissimo genio in testa, sono d'accordo. Esattamente, proprio quello, volevo arrivare a dire questo, cioè essere vero, in testa, vero, essere vero. Super... No, ma io posso dirti spietato. Poi concludiamo che... Spietato, Luca. Con Donny Gaia io penso che siano stati anni fantastici a Ferrara, insomma, al di là di poi quello che è successo. Ma lui ti diceva qualcosa, il presidente? Ma sinceramente sì, veniva sempre... sinceramente, certo. Sinceramente, no, sì, Luca, chiaro che lui diceva sempre che bisognava vincere. Bisognava vincere. Ma scusa, non diceva anche agli allenatori fate erano anni diversi rispetto a quelli da adesso. Ma non diceva fate giocare di più Luca Albieri? Beh, sinceramente io ero giovane, poi ero un estroverso, ero rivoluzionario, ero un po' naif e tutto quello che c'era dietro di conseguenza... Dopo crescendo ho completamente abbandonato questo stile di vita più sobrio. Mi ha sempre molto appoggiato, comunque è una persona a cui voglio molto bene, a cui porto veramente dentro il mio cuore, insomma. Sì, però rimane il fatto che ti facevano giocare poco, eri un talento e non ti facevano... Beh, è chiaro che io sono cresciuto in una SPAL dei grandi guardi, dei grandi miti. Guarda, quindi... non era all'epoca SPAL, però... No. Casino di Venezia. Infatti. Hai giocato a Venezia? Ah, questa era Chioggia. Ah, Chioggia, scusa. Chioggia, è vero. Comunque, tornando alla domanda che mi hai fatto prima. Tornando alla domanda che mi hai fatto prima, io volevo sottolineare questa continuità di risultati che sta facendo la SPAL, che è il terzo risultato utile consecutivo, e di conseguenza dovremmo continuare anche domenica, perché domenica giochiamo in casa d'Atalanta, che è la squadra più in forma del campionato. E sinceramente dobbiamo continuare a far punti, perché siamo diverse squadre che siamo proprio in questa zona a rischio, e perdere una partita vuol dire andarci dentro fino al collo, perché adesso il Bologna ce l'ha a 5 punti e poi, come diceva Enrico, secondo me il Bologna è una squadra che fondamentalmente verrà fuori da questa situazione, perché ha storia, blasone, giocatori e tutto quello che c'è dietro viene fuori a questa situazione. È una squadra che prenderà anche punti. Vediamo quanti punti hanno tutte le squadre di Serie A, sempre con la voce e la presenza di Federica. Allora, la Juventus 60 punti, prima in classifica, Napoli 51 punti, Inter 40 punti, Milan 36 punti, Roma 35 punti, la Lazio con 35 punti come la Roma e l'Atalanta anche 35 punti. Sampdoria ne ha 33 di punti, la Fiorentina 31 punti, il Torino anche lui 31 punti. Il Sassuolo 30 punti, il Parma 29 punti, il Genoa 24 punti, la SPAL che vedo risalire per fortuna 22 punti, il Cagliari 21 punti, l'Udinese 19 punti, Empoli 18 punti, Bologna terz'ultima in classifica 17 punti. È come lo sottolinei questo Bologna terz'ultima. Sì, le ultime tre, vabbè, purtroppo. Frosinone penultimo 13 punti e il Chievo 9 punti ultimo. So che Deborah ti faceva arrabbiare il nostro Enrico, che ti diceva il dottore? Mi stava facendo vedere quanti punti ha il Milan. Ah sì? Sì. Fa in classifica pure... sì. No, fa il simpatico. A meno 24 c'è da coprirsi, secondo me. A meno 24. Perché sei stato poi là in Russia. Esatto, in Russia Cosa dici, Enrico? Ma dice lei, tu che sei stato in Russia, dico a meno 24. Ah beh, sei stato in Siberia, perché questi sono temperature siberiane. Ci stava bene. Va bene, Deborah, rispondi, cioè questo ti provoca per questo 36 punti, ma io sono stato precedentemente provocato, attenzione. Il Milan, ti dico, Deborah, io non nuocio. Deborah, ti dico, il Milan rimane tuttora la squadra che ha vinto di più a livello internazionale in Italia. La Juventus l'ha superata abbondantemente, la supera, la straccia a livello italiano, ma internazionale, caro Enrico, il Milan è ancora la squadra più trovata. Ma qui stiamo facendo ricorsi storici, quindi a questo punto possiamo andare indietro con memoria per la Seconda Guerra Mondiale, di questi team, Cavour. C'è anche una cosa particolare, hai fatto bene a ricordarlo, una cosa che molti non sanno è lo scudetto di D'Annunzio che si disputò il 7 febbraio del 1920, ma i festeggiamenti del centenario di quell'evento ripartiranno adesso a settembre nella città di Fiume, dove fu disputato questo scudetto fra Fiume squadra e la nazionale di calcio. Una delle prime apparizioni della nazionale di calcio messa in campo da D'Annunzio per la diatriba storica per annettere Fiume all'Italia,
e quella fu una degli espedienti usati da D'Annunzio. E ricorre quest'anno, inizia al centenario. Quindi o voi che siete amanti del passato, torniamo al presente. No, queste storie, questa sono nate, torniamo al presente. Torniamo al presente. Al presente con il centenario che verrà. Beh, va bene, allora la Juve ha pareggiato col Parma, il presente. Il presente è SPAL. Guardiamo la classifica sul lato destro, che è più interessante, perché sul lato sinistro c'è poco da dire, a mio avviso. Guardiamo il lato destro, che a noi interessa. A noi interessa in prima persona, ovviamente, per quello che sta accadendo. La SPAL con questo punto fa comunque un passo avanti. Ma vi faccio notare una cosa, vorrei che ve lo commentassero i nostri due opinionisti, che comunque ha fatto un punto in meno rispetto all'andata alla SPAL. Luca Albieri. Sinceramente poco, aver fatto un punto di meno rispetto all'anno scorso, che eravamo una neopromossa, non è tanto, insomma, non è un grande vanto, quindi speriamo che cammini facendo. No, un punto in meno rispetto all'andata di quest'anno, scusa, specifico, sì, perché ha fatto 6 punti contro i 5 fatti adesso in virtù di una vittoria in meno di Parigi. Ma al di là di tante chiacchiere, secondo me, per come avevamo potenziato... Mi liquida così. No, però secondo me, per come era stata potenziata... Scusa, Corrado, l'anno scorso... Ma scusa, Corrado, l'anno scorso eravamo la neopromossa. Com'è Chiara è spietato. Scusa, Corrado, l'anno scorso eravamo la neopromossa, quest'anno abbiamo rinforzato la rosa con dei giocatori di categoria. Ma no, abbiamo rinforzato i giocatori. Per me è poco quello che sta facendo. Io ti rispondo, però. Lasciamo finire la risposta di Luca, quella che vuole lui, insomma. Ma sinceramente per me è poco i punti che stiamo facendo, considerando che la rosa l'abbiamo rinforzata parecchio, abbiamo preso tutti i giocatori di Serie A, mentre l'anno scorso non ne ha promosso, dai, se no parliamo di niente. Vabbè, non è l'anno scorso, ma hai ragione di andata, rispondimi tu Enrico allora. Mi corregga Deborah se dico giusto o sbagliato. Vedo che ha un verde speranza oggi Deborah. Sì, hai visto. Come mai? Speranza di passare gli esami la prossima settimana. Ah beh, te lo diciamo qui, anzi, per ora tutto bene, perché ogni volta che sei venuta a sì, Calcio e Talenti speriamo porti bene anche questa volta. Ma tu chiamaci che in diretta ti diamo i suggerimenti. Bene, ti diamo le risposte. Te le dice Luca, te le dice Luca, cioè va ti dà le risposte che vuole lui. Esatto. Deborah, comunque correggimi se dico sbagliato. Doesn't care o doesn't matter? Ah, non lo so. Correggilo se è giusto. Alla tua domanda, non ce ne può fregare di meno che abbiamo un punto in più. L'importante è che abbiamo diverse squadre dietro e che stiamo esprimendo, secondo me, visto le ultime partite, gli ultimi 20 minuti con Parma e tutta la partita col Torino, un ottimo calcio, quindi molto fiducioso. Sei molto fiducioso, vabbè, era per fare un pochettino il conto in casa SPAL, anche perché la prossima partita sarà molto difficile. Ti ricordo, caro Enrico, che però l'Atalanta negli ultimi anni non ha mai battuto la SPAL. E ti ricordo, caro Corrado, che perdete ogni speranza o voi che entrate. Vabbè, faccia parti così a... Nel senso che oggi l'Atalanta, anche quando gioca male, come ieri sera ho visto la partita, questa vince. Questa penso che sia una squadra ingiocabile. La palla è tonda, speriamo di portare a casa almeno un punto. Però secondo me, a mio avviso, non c'è da urlare allo scandalo se non riusciamo in una partita perfetta. Questa ha costretto al pareggio la Juve, ha costretto al pareggio la Roma, ha battuto la Juve in Coppa Italia. E in che girone infernale potremmo mettere la SPAL, visto che tu ci hai riportato all'inferno dantesco? Beh, secondo me siamo in un bel purgatorio con una finestra sul paradiso. Addirittura siamo... Sono molto fiducioso, visto che siamo un bel passo avanti, a Divina Commedia. Siamo quasi per vedere le stelle. Beh. E vediamo la nostra stella adesso. Di Molinella. A tra pochissimo pubblicità. Bentornati telespettatori qui ad Hashtag Caccia e Talenti. Ho visto un fuggi generale, tutti i cellulari fatti solo te Deborah, le loro Federica e Enrico li tengono lì. Noi abbiamo segreti, no, Federica e io. Facciamo anche un rapido aggiornamento con Deborah. Allora abbiamo iniziato con la storia bellissima fatta da Enrico, che ci ha ricordato un evento di cronaca veramente difficile. Mi pare che, controllando anche le ultime news su internet, pare proprio che non risponda alle visite dei dottori, non dia una risposta positiva per quanto riguarda l'uso delle gambe, no? La vicenda di Manuel ti ha colpito, te come nuotatrice, come ragazza, non possono succedere cose così. Tu come te lo spieghi, se te lo puoi spiegare? Difficile. Penso che sia terribile. Sì, come ho detto prima, non penso che ci siano parole per descrivere, cioè ti cambia la vita dal giorno alla notte senza un motivo, quindi insomma, se c'è un motivo, insomma, è comunque assurda la cosa. Cose veramente assurde. Torniamo a parlare invece di calcio, dove l'assurdità è non aver visto Luca Albieri in nazionale. Uno c'è stato in nazionale,
Perché Enrico non ha riso, le ragazze, ma perché lo vedete così col pizzetto, ma è stato un grande giocatore. Deborah, te lo vedi sul campo uno come Luca Albieri? Beh, sì, dai, diciamo tu sei nata quando lui smetteva di giocare. Ah, sì? Nel 92 lui ha fatto quel gol lì e poi è finito. No, scherzo! Ah, nel 92. È nata nel 92. No, io sono nata nel 94. Nel 94. Non figliola. Ha potuto vedere dal vivo il tuo gol. Cosa si è persa Deborah? Tutto. Deborah, ti chiedi mai che se fossi stata, se fossi già nata. Vorrei essere nata prima solo per aver potuto per ma vedere il tuo. Questa è più bella di una dichiarazione d'amore. Bella, vorrei essere. Ripetila Deborah, cioè vorrei. Questa è bellissima. Cioè, essere nata prima solo per aver potuto vedere il tuo gol, Luca. Guarda, sarebbe uno striscione da curva ovest, vorrei essere nato in tempo per vedere, perché sono tutti giovanissimi adesso i tifosi della curva. Solo per vedere Luca Albieri segnare. Per vedere, oh, questa è bella, segnatela, fatti un tatuaggio, dai. Hai un tatuaggio come no, sinceramente no, non mi piacciono i tatuaggi, nei tuoi appunti, Luca. No, non mi piacciono, sì, l'ho già segnato. Ah, ok, perfetto. I miei appunti sono dentro la mia testa. Ti fa un fogliettino Deborah, te lo scrive così. Però, però da calciatore non possono non piacere i tatuaggi. Sinceramente no, perché io vengo da un'altra epoca, sincero. All style, da Federico lo difende addirittura, hai capito? All style. Hai capito? Non sta bene. Lo vedo molto giovanile, lo vedo molto giovanile io invece. Infatti con questo pizzetto. I giocatori del Molinella ce li hanno i tatuaggi? Sì, ormai chi è che non ce li ha? Ah, ok, ma per tu lo sai per cognizione di causa, sì. Ah, no, perché te l'hanno detto, perché insomma, secondo te, faccio domanda a Luca, secondo te Chiara è una ragazza che mette paura, ti mette a disagio, perché vedo che anche tu fai fatica a rispondere. Assolutamente no, è una ragazza molto sensibile, molto per bene, molto educata, molto professionale, molto carina, molto bella, quindi grazie. Una ragazza veramente assolutamente, bene, io mi trovo benissimo. L'hai fatto venire gli occhi lucidi. Ma l'ho detto la verità, insomma. Ma questa è una dichiarazione, ti ha mai fatto una dichiarazione così? Poi in televisione. In televisione, cavolo. La verità. Cavolo, ma ti fermano, allora cosa, a Molinella stai comunque avendo successo come hashtag calcio ai talenti o c'avevi già prima e che te frega? No, nel senso, non mi chiedono della trasmissione perché magari faccio paura. Fai paura, cioè, questa cosa, ho saputo questa cosa, gira questa voce che fai, paura. Gira questa voce, che fai paura, che inibisci. Cerchiamo ora di curare, allora fatti insegnare da Luca come si cura l'immagine, lui piace a tutti, lui ha questa fortuna. Mi pare, lo sai benissimo che ho ragione, e chi è che non vuole? Non lo so, io lo so che Luca ha questa fama di piacere a tutti, Enrico. Tu invece da dottore sei un po' più austero. No, invece a me fermano per strada e mi dicono come si fa ad avere la giacca di Corrado. Questa giacca scozzese e tutti sono... Stile. Ah, ok. Stile, un po' old style anch'io. Si trova in giro ancora? No, credo che sia tiratura limitata, era l'ultima questa qua. Poi c'ho anche sotto. Guarda. È quella la finestra. Questa è la finestra. E la camicia sgualcita, che questa è una chicca che offre la casa. Sono sono un giornalista. Che come faccio le faccende di casa io non le fa nessuno. Cioè, forse io sono proprio il più peggiore di tutti. Allora, tu come sei a fare? La tua camicia invece sono sempre impeccabili. Fai tu o c'è qualcuno che fa? No, assolutamente. O mia moglie o la domestica, non c'è dubbio che io mi metta. E allora, sono tempo. Apprezza almeno il chi se lo fa da solo. Assolutamente, tu sei un uomo a tutto tondo da sposare. Sta troppo buono, anzi. Che dichiarazioni oggi. Che dichiarazioni oggi, puntata buonista. Sì, parliamo, vero Luca, parliamo del mercato. Adesso scusa un attimo, non spendiamo due parole anche per la Federica. No, beh, ma... Luca, spendile tu, visto che ci siamo fatti incensati tutti, è rimasta... Ragazza molto professionale, molto bella, molto dolce, molto sensibile. Hai fatto copia e incolla con la Chiara. Sei scandaloso, copia e incolla, è come un computer. A me sembra un copia e incolla. Molto educata. Beh, Deborah? Stessa identica cosa. È peggio del copia e incolla questo. Stessa identica cosa è anche peggio. Cioè, sono senza abbiamo capito che siamo tre brave ragazze, molto belle, educate, ok. C'è una caratteristica però di loro tre che ti colpisce? Cioè se dovessi definirla, ti lascio un po' di tempo per pensarci. Enrico, diamo la pagella al mercato della SPAL. Ruolo per ruolo, dai. Viviano. Viviano direi 8 e mezzo, 9.
Portiere sicuramente all'altezza, ci ha fatto fare un salto di categoria. Rimango solo perplesso sul fatto che un giocatore che arriva in prestito secco, e abbiamo un giocatore come Gomis che è di nostra proprietà, che non giocando, in tutto sommato, potrebbe... Questa è una mia riflessione personale, ma certamente alla SPAL hanno fatto le loro considerazioni, potrebbe svalutarsi. Comunque un'ottima alternativa qualora Viviano... Ma come la vive Gomis? Sempre il secondo? Secondo me bene, per un professionista tutto tondo, sì, assolutamente. Non credo, però ti garantisco che l'anno scorso quando Meret andò al suo posto aveva una faccia non per nulla soddisfatta e contenta. Assolutamente, è un professionista eccezionale. Ma perché è il tuo cliente che adesso Mask è... Fai no. Trince, ma guarda che sai, è una bravissima persona. Sei vergognoso, tu sei un ottimo campione. C'è un conflitto di interesse perché non mi convinci tanto. No, assolutamente. Se ti convince, Deborah, insomma, tu che lo conosci, Enrico, lo conosci qui come compagno di banco. Che cosa? Non lo so, secondo me sta facendo un po' il furbino. Mi sa che Deborah ti ha sgamato, Enrico. Allora, attenzione, andiamo. Quello che dico sono sempre sincero, quindi. Sono convinto che l'alta professionalità di Alfred sia sopra parte. Capito, quante volte viene Alfred sui lavori, Chiara? Perché questo... Però lui è davvero un ragazzo d'oro, mi sembra davvero professionale. No, ho capito, Luca, dimmelo te. Io se fossi... anzi, me lo dice Deborah, uno sportivo che viene messo in panchina nonostante grandi capacità, tu lo accetteresti? Però... Insomma, non sarei troppo contenta, ecco. Ecco, cioè, ti hai già risposto, Deborah. Risposto, caro Corrado. Ti ha già messo in riga, Enrico. Io sono d'accordo con tutto quello che avete detto, anche quello che ha detto Enrico, che Alfred poi è un capitale della società e poi abbiamo preso un giocatore che viene da un prestito. Però c'è da dire che la società ha fatto una valutazione di andare su un portiere di grandissima esperienza, insomma. Poi dopo anche il voto che avete dato è un voto che ci sta, perché... All'inizio della partita col Torino il tiro di Bellotti ha fatto una parata molto importante perché la palla rimbalza proprio per terra e quindi ci arriva con la mano di richiamo, Bellotti. Di conseguenza è stato veramente bravo, insomma. Dopo è chiaro che entra nel merito di certe vicissitudini. Ma è soltanto le capacità, perché se fosse soltanto le capacità fra i pali, Gomis non ha demeritato. Però ha più esperienza, ha più partite, più esperienza di Serie A, ha fatto tanti campionati anche da protagonista in Serie A. È un giocatore efficace, affidabile, poi avendo fatto diverse partite in questa categoria è normale che te le porti dietro, insomma, a differenza di Gomis che magari delle volte non ha quelle esperienze in talune circostanze, in talune situazioni che la partita richiede, insomma, però Gomis sicuramente è un capitale molto importante per il nostro club. Ma chiediamo anche ai ragazzi, ma già Viviano è già entrato nel cuore dei tifosi, Federica ha già sentito... Secondo me sì, perché comunque tutti sperano già che questo giocatore, questo portiere possa, insomma, essere all'altezza di questa squadra. Deborah, secondo già me... Viviano oppure non ha... Non è un attaccante, a te piacciono gli attaccanti alla Shevchenko, un po' di la Piontek adesso, quindi un po' difficile. Anche l'acquisto di Murge è stato un acquisto importante. Chiara, ma sono dalla parte di Gomis, però. Ah, ok, ho già capito. Enrico, è inutile. Comunque, Deborah ti aveva chiamata 10 minuti fa. Comunque, in sintesi, diamo un bel 8 al mercato della SPAL. Ha imparato anche la tattica di Albieri, cambiare subito discorso. E diamo un bel 8 perché ha mantenuto due giocatori che erano molto richiesto sul mercato, ha resistito a importanti offerte che sono Curtis e Lazzari, quindi 8 al direttore sportivo Davide Vagliani. Tu sei il dentista anche di Curtis e Lazzari o questa la dici a... No, c'è il segreto professionale, certe cose non si possono svelare. Basta, a me è vergognoso, non si può più parlare di nulla con Enrico. Ma a me fa piacere che venga tutta la spalla, ma anche il Real Madrid da te, Enrico, sarei più che contento. Luca, so che Luca viene, Luca è un grande acquisto, Enrico. Tu hai fatto un grande acquisto di riparazione. Un grande acquisto. Sì. Ti sei preso mi trovo molto bene al di là delle capacità. Scusa se ho aperto troppo la marchetta, passiamo ai difensori. Verità, stanno dicendo cose vere, mi fido. Reali. Guarda, anzi, domani pomeriggio alle 4. Vabbè, ho capito. L'appuntamento. Lo ripeto perché ci guarda a casa Enrico, il nostro opinionista, oltre ad essere un grande opinionista, un grande appassionato di SPAL nella vita, è dentista e ha uno studio suo in cui è il dentista, diciamo, della SPAL, perché hai un gran seguito di giocatori e dirigenti, correggimi se sbaglio, Enrico. Assolutamente. È poi un grande
grande professionista. Molto. Ecco, ex giocatore, non ai tuoi livelli, l'ha ricordato lui, per umiltà e modestia, e grande comunicatore, nonché docente all'università. Docente? Sì, all'università. Sì. Perfetto, perfetto. Abbiamo fatto un rapido... Guarda male, Debo. Guardava... mica male, ne ha fatte di cose. No, però non mi da calciatore fai finire il pensiero. Era un po' Laccione che entrava duro il nostro Molto, gol, molto. Perché ho avuto la fortuna di parlare con il suo dirigente e mi ha detto che era molto, molto sul pezzo degli avversari, gli faceva toccare il pallone. Era un difensore che non gli faceva toccare palla, quindi era molto, molto bravo e molto, molto serio anche. Quanto peseranno le assenze contro l'Atalanta? Ma adesso sinceramente Fares era in un momento veramente importante, è perché vero. Stava giocando veramente benissimo, insomma, anche domenica ha fatto una super partita, insomma, quindi sinceramente sicuramente sono assenze che peseranno sulla gara di Bergamo, però secondo me siamo la bestia nera d'Atalanta, secondo me possiamo andare a portare a casa qualche punticino, visto considerato che poi se... Ci ricordiamo un po' Felipe, tutti che quando una male. Squadra vince fuori casa, l'Atalanta ieri sera ha vinto a Cagliari 1-0, poi di solito si perde in casa. Non so se vi ricordate il Parma. Il Parma ha vinto a Udine 2-1 e poi ha perso in casa con la squadra 3-2. Interessante questa. Cos'è che tu che sei uomo di calcio? Beh, dico, se perdi in casa. Se, quando una squadra va a vincere fuori casa, di solito in casa non è che magari la può prendere anche un po' sotto gamba la partita, di conseguenza possiamo andare a portare a casa qualche punticino. Guarda la squadra che ha fatto più gol in tutta la Serie A fino a è una squadra che gioca con questo sistema di gioco collaudato ormai da diversi anni, perché sembra che sia il terzo anno che Gasperini sia a Bergamo. Chi gioca al posto di Felipe? Ma io penso che giochi il sostituto naturale è Costa, dopo è chiaro, no, che Felipe, questo è Fares, di Felipe io penso è squalificato, no, adesso non so come stia Vicari Felipe. Non so come stia Vicari, però penso che sia Vicari il sostituto, insomma, visto che è il guidatore della nave, insomma. E Bonifazi, quindi confermato dopo una partita così, Enrico? Bonifazi insostituibile, secondo me. Io l'ho detto quando per la prima volta venne messo in campo 2 anni fa in Serie B. Questo è un grandissimo giocatore. Da quando lo mettono non lo tirano più giù, e l'ho detto anche quest'anno, quando si parlava di talenti e non giocava, ho detto quando Bonifazi andrà in campo non lo sostituiranno più. Secondo me è un giocatore incredibile, destra, sinistra. Poi quando torna a Ferrara si vede che l'aria del castello, no, le ragazze, sarà le ragazze di Ferrara, che gli piacciono a Kevin e lo motivano. Mettiamola, perché ridi di Chiara? No, vabbè, dai, superiamo un attimo se vuoi, anche se manca un po', ci possiamo fermare, ci rivediamo fra poco. No, siamo pronti anche per i dilettanti, insomma. Siamo quasi pronti, infatti, guarda la maglia di Chiara. È la fine, quindi, no? Dobbiamo salutarci. Siamo alla fine, scusa. Niente. Colpa mia, mi sono distratto a parlare troppo di spalla oggi e siamo alla fine, i dilettanti rimandati alla prossima settimana. Beh, è vero, perdonami, grave gaffe. Un saluto alla Vadese. Ha vinto 2-0. Faremo due volte, faremo molto di più sui dilettanti. Colpa mia, è prima in classifica tempo. Ha battuto il Faro Cop 2-0, mentre il Masi Voghera non ha giocato. Contro okay. Un appello, portatemi una maglia della Vadese e la metto in trasmissione. Salutiamo gli amici del Molinella con Chiara che oggi è indossato. Alla prossima grande disamina. Grazie a tutti per averci seguito. Di nuovo qui da Tele Stesse. Forza Spal e forza talenti. Vadese. Mm.